Iniziamo. Allora, nuovo gioco. Stai riavviando il gioco. I file di salvataggio precedenti verranno cancellati. Ma quale salvataggio precedente? La prima volta che apro sto gioco. C'era proprio scritto su Steam. Il contenuto del supporter può essere... Ma è la prima volta che sto giocando! Ah, ma è un treno. Siamo nella zona dei cessi. Quindi il nostro personaggio deve andare a cacare. Ma posso aprire il bagno? Vabbè, allora, io non ho mai visto un treno con un cesso del genere. Lo dico. Io non ho mai visto un treno con un cesso così pulito e che non sappia di merda. Quindi se chiudo, posso cagare. Posso cagare? Non cagare. Vabbè, niente, sono stitica, non ci vado in bagno. Ma mi sembra un treno molto pulito. Ma mi sa che solo in Giappone esistono questi treni così puliti. Perché da noi non esistono ste cose. Allora, tornare indietro se c'è un'anomalia. Ah, ma è il gioco delle anomalie? Ma io pensavo che fosse come gli altri giochi della Cilla Sart. Ah. È il gioco delle anomalie, quindi la Cilla Sart ne ha rilasciato uno suo. Picata però, dai, c'è sta. Mi vedere. È che dobbiamo controllare tutto, anche i cartelloni. C'è pure il mio riflesso, ma quanto sono figo. Guarda quanto sono figo. Oh, c'è un tizio che dorme. Dorme con gli occhi aperti, però dorme. Questo pare tizio. Bello, un uomo con la borsettina. No, vabbè, non gli tocco niente, perché comunque è tranquillo. Oh, amore, ciao. Questa è tua mamma. Carina signora che si è addormentata. Ciao, bello. Bello, c'hanno le vanze, tutte e due. Andiamo. La scritta sopra che dice? Questo è lo Shinkansen Zero, diretto a... Tokyo. Ah, ok, questo è de Tokyo. A me sembra tutto a posto comunque. Io andrei avanti. In quest'area nessuna anomalia. Ok, ma devo controllare il bagno ogni volta? Per vedere se c'è qualcuno che stacca che? Allora. Qua c'è sempre il tizio mezzo addormentato. Buonasera, salve. Dovrebbe esserci la mamma col bambino, giusto? Eccola, la mamma col bambino. Ciao, bello. Nani shiteru no? Cosa stai facendo? Che cazzo te ne fotte? Ciao di nuovo. Ok, bro. Anche tuo fratello è venuto a giocare. Ma tu che ne sai che c'ho un fratello? Sono libera perché mia sorella non si è svegliata. Ah, è tua sorella, non è tua madre quella. Scusami, bro, pensavo che fosse tua mamma, Singer. Non importa quanto io aspetti. Ho aspettato così tanto ma non è successo. Ah, che si svegliava tua sorella. È morta, ho capito, è morta. Ma mio fratello giocherà con me, quindi ora sono a posto. Conosci le regole del gioco? No. Dimmi, che cazzo vuoi? No, non le conosco, che vuoi? Le regole sono semplici. Cose che sono cambiate. Tornare indietro. Facile, vero? Sì. Vuoi finire il gioco? Ah, tendenzialmente lo scopo penso che sia quello. Carrozza del treno zero fino alla fine della strada e oltre la cabina. Basta azionare i freni in cabina. Ok. Non ci sono anomalie nella carrozza con servizi igienici. Ah, quindi nel cesso non ci sono anomalie. Posso andare avanti. Bello il picciriù. Il picciriù è carino, è simpatico. Ma è simpatichello nel senso. Capito? Ti... Buono. Ci vediamo alla fine allora. Ok. Mi accompagni te? No, te rimani con tua sorella. Aspettando che quella si svegli, onestamente. Succede più, dice. Ok, allora... Oddio, la signora è invecchiata. Non lo so. Vabbè, mi sembra tutto a posto. Vado. Di solito il cesso è pieno di anomalie. Infatti, però dice che nel cesso non ci sono anomalie. Dice che i servizi igienici sono esclusi da questa cosa. Però dice che questo è occupato, raga. C'è qualcuno? Ehi, bello! Devo scorreggiare. Ok. Allora, il tizio dorme ancora, quindi io di lui mi fido che dorme. Però là c'è la luce proprio spenta. Madonna, sto treno mi farà girare la testa con tutti questi sedili e le poltrone. Chi? Ma manca il bambino? Raga, manca il bambino? Ti ha detto ti aspetto alla fine. Ah, è vero, quindi il bambino dovrebbe essere non un'anomalia. Ok, vado avanti, vediamo se è vero. Vedi? Ih, guarda quanto cibo! Ma che sporcizia però! Lavato lo stuminchi treno! Secondo me c'è qualcuno che si è visto un pornazzo, fammi vedere. Questo è decisamente un pornazzo. Decisamente un pornazzo. Vabbè, fammi vedere una... Allora, la sorella è da sola, ragazzi, quindi è palese che il bambino non fosse un'anomalia. Non è un'anomalia, raga. Il bambino, però questo, il fatto che sia tutto sporco il treno, sì. Vai, torna indietro. Treno sporco. 6. Ok, allora è giusto, perfetto. Allora, il gattino è molto luminoso, come sempre. Qua c'è sta tutto. Il treno è diretto sempre a Tokyo. La sorella è sempre tranquilla qua che dorme, quindi... A me sembra tutto a posto, vado avanti. Ciao, Niki. 5, giusto. Anomalia trovata. Allora, vedi, qua c'è il gattino che è un po' più spento con la luce, però... Magari è impressione solo mia. Fammi vedere.
Il tizio qua ancora sta a dormire e mi sembra tranquillo. Giacca, camicia, valigia. Sembra a posto. Fratello? Stai cercando le monetine? Le hai trovate? Quanto avrà trovato? 50 euro? Per terra? 1,50 euro? Nascondino? Sta a giocare? Ma poi come fa a entrare tutto qua sotto? Non c'ha, raga, non c'ha, c'ha le gambe dall'altra parte, perché sennò è... Vabbè, allora io vado, arrivederla. È stato un piacere, però non mi sento al sicuro in questo vagone con lei. Torno indietro, c'ho solo le braccia e la testa. Qua mi sembra tutto a posto. Aspetta che devo controllare il gattino. Il gattino sta bene. Ok, lui è... Ehi, stanno entrando. Oh, ma in quanti siete? Raga, in quanti siete? Non c'è posto, dovete comprare il biglietto, mi dispiace. Mi dispiace, bisogna comprare il biglietto, non si può entrare senza biglietto in sto treno. Non mi fate incazzare, poi è spunto il controllore, sono cazzi amarissimi. Ma vediamo un po'. Ma il tizio sta comunque, sta sempre qua che dorme, lui cambi vagone, c'è sempre lui. No, vediamo se c'è la sorella e se è viva la sorella. La sorella è la cosa che mi traumatizza più di tutte, sinceramente. La sorella è tranquilla. Io non voglio che sta sorella a un certo punto si sveglia all'improvviso e mi meni di botte. Allora. Ma io vado, per me non ci sono anomalie. Vado, non lo so. Potrei averla presa nel culo. Sicuramente. No, ho sbagliato. Ho sbagliato qualcosa. Ok, andiamo avanti. Il tizio dorme ancora con la sua valigetta, sperando che nessuno gliela fotta. Ma siamo in Giappone e qua nessuno fotte niente. No, 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 le gallerie non mi piacciono per niente. Ciao. E graziellami. Perché? Cioè, lui è all'impiedi e lei è seduta. Arrivederci, arrivederci. No, non devo andare a Tokyo, arrivederla. Scendo qui. Salve. Maronami. Allora. No, non pensavo si girasse la faccia questo. Invece si è girato proprio la faccia. Ok. Si dorme, per fortuna non è più all'impiedi. La sorella sta ancora dormendo. Raga, per me è giusto. Vado, me la sento. Uno. Oh. Ma che cos'è, signora? Ma che si sta portando un essere umano, signora? Si sta portando il fidanzato a Tokyo. Ci sta, ragazza, ci sta. Anch'io lo farei se Tiziano entrasse in valigia, però non c'entra. Si sta portando il fidanzato a Tokyo. Via! Zero. Allora, quadro giallo, gattino. Shinkansen zero diretto a Tokyo, quindi... Easy. Tu mi sembra a posto. La sorella c'è. E stavolta non si sta portando il fidanzato a Tokyo. Allora, mi sembra tutto a posto, però non vorrei sgarrare all'ultimo. Oh, vado. Allora, adesso faccio un check perché non so. Lui sta dormendo. Qua mi sembra tutto a posto. Ah! Ah! Che cos'è? Perché ci siamo fermati? Oddio. Oddio, non posso tornare indietro. Grazie mille per aver preso lo Shinkansen oggi. Su questo treno si è verificata una collisione sui binari e il treno si fermerà un po' per verificare la sicurezza. Ma che cazzo vuol dire? Attualmente non è prevista la ripresa del progetto. E quindi? Ci scusiamo per l'inconveniente causato dalla vostra fretta di oggi. Vostra fretta. We have stopped momentarily due to one injury. There is no plan for the train to stop at this moment. Verificate lesioni personali. Che vuol dire si sono... A chi? Che è successo? Senta! Si svegli! Dobbiamo scendere! C'è scappato il morto? Mi sa di sì. Indietro non si può tornare, quindi. Bella? Vai a vedere tuo fratello che sta combinando danno, sto coglione. Caricamento. Ehi, ma sono tornata qua, scusa. Il telefono non funziona. In bagno? Nessuno che caga ancora. Oh, c'è il bambino! Nell'altro bagno. Ehi, hai per caso pensato che questa fosse la cabina dell'autista? No, c'era scritto che era il bagno. Mi prendi in giro? Sapete cosa c'è sul Shinkansen? La corazza della prima classe? No, sei mio fratello. Allora, dov'è la cabina?
Io che cazzo ne so? Cioè, è appena oltre la carrozza del prima classe. Hai detto che sono vicino alla carrozza del treno zero? Beh, per Shinkansen zero intendo la carrozza del treno zero di prima classe. Beh, forse mi sono spiegato male. Eh? Beh, è ok. Ora il contrario di prima. Che vuol dire? Posto ad andare avanti con qualcosa di diverso. Ma è la bandiera italiana! Scusate. Volevo fare la tipica italiana media. Se non c'era si torna indietro. Fate attenzione. No, la bandiera francese! Fate attenzione perché se sbagliate tre volte arriveranno i fantasmi. Che vuol dire arriveranno i fantasmi, bro? Ma che fantasmi? Faccio il tifo per tuo fratello. Sono contenta. Quindi se c'è l'anomalia, avanti. Se non c'è, indietro. Giusto? Il contrario di prima, ha detto. Ok. What the fuck? Ma è cambiato il treno? Questa è la carrozza di lusso della prima classe, raga. C'è pure l'hostess. Madonna, voglio. Ehi là, bella. Oh, mo fa un panino. Oh, panino. Oh. Ho capito, ma che cazzo di hostess è? Scusa, si ferma per il panino. Posso vedere? Allora, questa cosa c'ha? Panini, burger, arachidi qua. Ci sono i sandwich. Ci sono gli sticchetti, qua c'è un po' di bibite ma non c'è la Coca-Cola, quindi questa è una cosa molto brutta in realtà. Anomalia va... Oh, questo è cazzo. Ah, ci sono delle persone particolari comunque nella prima classe, eh. Salve, vuole una mano? Chi sta immenso pelato? Anomalia, raga. Vediamo se è giusto. Che cazzo ci fa? Salve, devi andare in bagno? Prego. Sì, mi dica. Parliamo. Noi parliamo così, avversi. Tipo, siamo cani praticamente. Lei è umano? Sì. Cioè, dipende dai punti di vista. Cosa ne pensi? Cosa ne pensi di cosa? Di me? Sei umana? E tu sei un vecchio di merda, coglione. È impossibile ingannarmi. Ci avrai un'età. Sei immenso vecchio. Secondo me non ci vedi tanto bene, frate. Indossi un vestito. Sì, perché andare nudo è illegale. Solo per quello, Ah, questo è un animale. Cos'è? Una scrofa, non sa parlare. Fa solo versi. È strano. Ma sei tu strano? Ma che cazzo vuoi? Ma vai in bagno. Non sembri come gli altri. Ah, se mi riferisci a quello di prima che c'aveva un occhio verde tipo robot, sì, lo so bene. Ah, se lo sai tu, mi fido. Lo faccia, giovanotto. Da quanto tempo sei qui? Ah. Allora, nel gioco da 45 minuti. Non lo so. Hai visto qualcuno sul treno? Sì, un picciriddo che mi sta anche un po' a cagare il cazzo. Ragazzi, mi raccomando, guardate sempre i bambini col cappuccio, porta bene. Lasciate che ve lo dica, in base alla mia esperienza di 84 anni di vita. Minchia, che culo, fratello. La maggior parte delle persone qui non sembra essere una persona vera. Ma allora, la maggior parte delle persone sembra non essere vera. Ma secondo me anche tu. Se si parla con loro non rispondono. Vabbè, ma perché stanno a picazzi loro? Cioè, ma che, perché tu sei il tipico vecchietto che si deve fare il cazzo degli altri? Ma è come un... come un robot. Riconosco un uomo quando lo vedo. Ah, minchia, allora mi fido, cazzo. Minchia, mi fido del brutto, frate. Quindi la mia conclusione è... Ti dici... Non fidatevi dell'uomo in giacca e cravatta. Ok, mi fido. Sono stanco. Buonanotte, 84 anni, sarà stanco e deve fare tutta sta conversazione. Lasciatemi dormire. Vai a dormire, ma che cazzo? Sei tu che stai importunando me, mica io, cioè. Ma prima? Oh! Ma che cazzo fai? Ma che cosa? All'impiedi, mia nonna fa la stessa cosa, sta così, a un certo punto si addormenta così. Secondo me quando diventi nonna c'è tipo un palo nel culo che ti tiene dritta dritta e puoi dormire anche all'impiedi, non lo so. Secondo me è lui il robot che dice, l'uomo in giacca, però ha detto l'uomo in giacca e cravatta, la cravatta non ce l'ha, non è lui l'uomo in giacca e cravatta. Che cos'era quello? C'era un tizio. Io me ne vado a fangula. Anomalia. Il tizio non l'ha mai fatto così. Io non l'ho mai visto fare così. Ancora cambia la... No. E questa è anomalia.
Raga, non si siede. Manca la hostess. Minchia, ti giuro che... Porca puttana. Questo gira pure lo sguardo. No! Io ho paura dei treni. Cristo Dio, mi sono cacata addosso. A me basta che quel tizio là si siede, onestamente, eh. Non prenderò più un treno in vita mia. Se c'è un tizio in giacca e cravatta, non prendete i treni, raga. Ah! Ma che cazzo? Ma perché? Non lo sto capendo. Oddio! Non me ne ero accorta. No. Non risucchiarmi. Non l'avevo visto. Uè, bello su parchetto. Bello, mi sento. La signora è diventata un fiore. Che cazzo ci fa il bambino? Ehi, fratello. Pensi che ce la faremo a tornare vivi? So, dici tu. Pensa a tua sorella. Bambino, io non lo so, ma spero di sì, sinceramente. Bello sto tronco d'albero. Si è depresso il bambino? Mi sa di sì. Ok, andiamo. Ehi, c'è nessuno? Clicco? No, che ho fatto? Che è successo? Si è fermato il treno? Ma la porta è chiusa però. Oh, ho vinto! Primo finale. Che vuol dire primo finale? Che vuol dire? Quanti finali ci sono? Ci sono due finali. Dovevi tornare indietro dal bambino. Ah, è vero! Dov'era il bambino? Io sto correndo. Ciao sorella! Si è svegliata! Il treno si è fermato e ha fatto il giro. Potrei fermare questo treno. Significa che non ci sono più loop, giusto? Sì. C'è qualcosa che non quadra. Non mi ricordo. Non ricordo di essere salita su questo treno. What? Vedi che c'è pure tuo fratello, eh? Mio fratello? Vuoi dire Naoki? Ero con mio fratello prima di perdere la memoria. Ha detto qualcosa sul motivo per cui siamo qui? Infatti, trova tuo fratello e glielo chiedi tu. Ma perché ce lo devo chiedere io, cioè? Comunque no, non mi ha detto niente. Beh, devo trovare Naoki. Hai visto Naoki mentre venivi qui? Sì, un bel po' di volte. Ma il treno non fa più il loop. Giusto, il treno smette di fare il loop dopo aver toccato i freni. Allora, bella, hai rotto veramente i coglioni, sei logorroica. E se facessimo partire il treno allo stesso modo? Da entrambe le estremità? Vado nella standard class del treno. Posso chiedere di andare dalla parte della carrozza della prima classe? Lavoriamo insieme. Brighiamoci, prima che questo treno ricominci a muoversi. Ok. Che cos'è? Ti prego. Sono un bravo ragazzo. Io vado dritto e non mi prende. No, non rallentare. What? Ma siamo sicuri che siamo a Tokyo, raga? Siamo arrivati in stazione. Ferma. Ma quando è sceso, Chris? Sono felice che tu sia al sicuro. Sorella, ma felice di che cosa? Che era accanto a te 2 secondi fa questo. Vuoi venire con me, fratello? Ma in realtà mica da... No, preferisco di no, grazie. Suka, torno a casa a piedi, non me ne frega un cazzo. Credo di sapere cosa sia successo. Che cosa? Non preoccuparti, andrà tutto bene.
Non importa. Ora ce ne andiamo. Magari. Siete due presenze un po' strane. Grazie mille. Prego 100. Sayonara. Arrivederci. Arrivederla. Oh, ma che cazzo. Sono felice che tu sia svei. Ma quello chi cazzo è? L'uomo in giacca e cravatta. Ah, quello che posava le cose nella valigia. Il tizio della valigia. Ma che paura, si è tolto la giacca. L'hai notato? Eri sul pavimento. Signorina, se ero a 180 gradi è normale che non l'abbia notato, no? Si trattava di una tromboembolia venosa lieve. Vabbè, mi sembra esagerato, però, sincero. È stato confermato che nell'incidente sono stati coinvolti una giovane donna e un ragazzo. La sorella e il fratello! Sono morti. Finale 2. Vabbè, è un bel posto per fare una passeggiata, quella. È un bel posto per le passeggiate. Di solito anch'io mi piace camminare sulle rotaie. Mi piace, è un passatempo bello, mi piace anche a me. Dal finale con i ciliegi in fiore mi è sembrato comunque un good ending, nel senso. Bellissimo, voto 11, 11 su 10.